Un errore che poi si fa tutti, che facciamo un po' tutti, è quello di andare a costruire una struttura iperdimensionata. Sempre sul discorso del 3D, ora io non so se qualcuno di voi, cioè spesso chi fa il freelance lavora da casa, ok? Però chi magari inizia dice no, io mi voglio aprire lo studio, oppure no, aspetta, butto giù la parete lì, ne tiro su un'altra e dal soggiorno ci ricavo un mezzo studiolo. Va bene, non ci sono problemi. Il problema è quando uno inizia a dire, ma io adesso voglio comprare 10 macchine. Compro 10 macchine, 10 di 7, anche se hanno una media di 1000, 1500 euro l'uno, sono comunque tanti. Ho un amico sloveno, che lui ha detto: bene, io da domani voglio iniziare a fare render per il settore architettonico e VFX per alcune società, perché qui non c'è nulla. Guarda, non lo fare, non lo fare, non lo fare così, fallo diversamente, vai per gradi. No, no, sono sicuro che andrà bene. Ha comprato 5 macchine, tutti i software con le licenze, e il risultato è che dopo un anno ha dovuto chiudere perché non ce la faceva. Ok? Non ha avuto quella perseveranza nel dire andiamo avanti. E l'altro aspetto negativo è che ha investito troppo, quindi ha creato una struttura troppo grande, e quindi quella struttura gli costava di più nel mantenerla che nella gestione che nel guadagno. Quindi a volte bisogna capire veramente i propri limiti, essere un pochino più umili e dire ok, io non mi posso permettere questa cosa, però prendermi questo pezzettino qui, oggi lavorerò su questo pezzo qua e un domani inizierò a farlo crescere. Perché se io, per esempio, se io ho una commessa e mi arrivano 5-10 mila euro, ok, 8 li spendo subito per una nuova workstation, faccio un errore. Faccio un errore gigantesco. Se io ho una commessa da, mettiamo, 10.000 euro, poi ci devo togliere le tasse, ci devo togliere le spese, è una cosa un'altra, di quello che mi rimane posso dire, guarda, ok, 2.000 euro li spendo per una macchina nuova. E quindi uno prende una macchina nuova, ha poi dopo la possibilità di fare lavori in più, fare più lavori e quindi poter andare a generare del mercato. Quindi un'entrata di soldi che gli permette poi dopo un domani di poter ampliare il suo parco macchine, di poter ampliare detto sempre tra virgolette, potenza di fuoco, cosa che magari se lo faceva all'inizio rischiava di perderci.